Buongiorno a tutti dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Proseguono le nostre iniziative telematiche in attesa di poter riprendere quelle in presenza. Oggi presentiamo un importante volume di Alessandro Giacone e Mimmo Franzinelli dedicato al 1960 e insieme con il comitato scientifico presieduto da Filippo Focardi ci tenevamo a questa presentazione anche per il coinvolgimento degli istituti delle diverse realtà toccate dai fatti dell'estate del 60 e quindi l'incontro è promosso dall'Istituto Nazionale insieme con gli istituti di Roma, di Catania, di Reggio Emilia, di Genova e come vedremo anche di Ascoli perché il libro è anche di fatto una biografia di Tambroni. Ringrazio ovviamente i due autori che sono qui con noi. Ringrazio anche i nostri ospiti che poi presenterò, quindi Costantino Di Sante, Philip Cook, Andrea Micichè. E in prima battuta vorrei ricordare il lavoro di Mimmo e di Alessandro, che non hanno bisogno di particolari presentazioni. Mimmo Franzinelli è uno dei più importanti storici del fascismo e della resistenza italiana e ha lavorato anche sui fatti dell'Italia repubblicana, in particolare ricordo i suoi lavori sull'amnistia Togliatti, sul piano Solo e sul neofascismo. Alessandro Giacone, tornato in Italia dopo le esperienze francesi, insegna all'Università di Bologna, si è occupato delle relazioni tra Italia e Francia, di diversi protagonisti della storia politica italiana, da Gronchi a Pertini. Ricordo che i due hanno già collaborato su diversi temi, sui fratelli Rosselli, sull'Italia berlusconiana e, per rimanere attinenti ai temi di cui ci occupiamo oggi, hanno curato un importante annale della Fondazione Feltrinelli sul primo governo Moro. Ora chiedo appunto a Mimmo e ad Alessandro di presentare questo nuovo lavoro, la sua genesi e diciamo, i suoi obiettivi. A te, Mimmo. Grazie. È stata una ricerca appassionante attraverso fonti in gran parte inedite e anzi anticipo che ci piacerebbe queste fonti poi pubblicarle. Il nostro progetto appunto si ricollega al lavoro sul primo governo Moro di centro-sinistra 63-64 che diede vita a un ponderoso annale della Fondazione Feltrinelli. E quindi questo libro praticamente è la proverbiale punta dell'iceberg rispetto a una ricerca che è proseguita per anni. Detto in estrema stringatezza, questa è una storia italiana. Contrariamente alla vulgata che a me personalmente dà molto fastidio dei misteri italiani con servizi segreti degli Stati Uniti, Unione Sovietica, eccetera, eccetera, questa è una vicenda italiana e se vogliamo Vaticana, ecco, perché quali sono i soggetti? Una democrazia cristiana molto frastagliata, divisa in scontri di personalità e di correnti, con questo homo novus, Fernando Tambroni, che è una persona assolutamente ambiziosa, vuole giungere al potere e giunge in un momento molto strano, con una società italiana in evoluzione, ma con un blocco, il blocco del sistema politico che non riesce a uscire andando in avanti dagli anni del centrismo, e allora questo Tambroni, come poi spiegherà compiutamente Alessandro, che nelle intenzioni del Presidente della Repubblica Gronchi doveva fare da ponte, diciamo, verso un futuribile incontro tra democrazia cristiana e partito socialista, quando si rende conto che questa via non è percorribile, e tra l'altro su questa strada si era fermato anche Vittorio Fanfani, cosa fa? Pur di restare al potere, si arrocca con una sottospecie di governo tecnico sostenuto da settori della Confindustria e dell'alto clero, delle gerarchie ecclesiastiche, a partire dal potentissimo cardinale Siri. E ci sta con chi ci vuole stare, se non che chi ci vuole stare soltanto i neofascisti del movimento sociale. Da qui nasce questa situazione che noi nel sottotitolo abbiamo esemplificato in una Italia sull'orlo, diciamo, della guerra civile. Per cui i protagonisti sono tanti, ci sono ovviamente le sinistre che riscoprono in un certo senso l'attualità dell'antifascismo. Sono trascorsi soltanto 15 anni dal crollo del regime in modo sanguinoso della Repubblica Sociale Italiana, dalla fine della guerra, e da 15 anni di catacombe i neofascisti escono in questo modo che viene percepito come provocatorio, cioè questo congresso
non tanto a Genova, perché avevano già tenuto congressi a Milano, che non è da meno rispetto al capoluogo Ligure in quanto antifascismo, ma proprio in un teatro attiguo, sacrario della Resistenza, e quindi questo valore simbolico scatena una mobilitazione in gran parte spontanea, perché non è vero che il Partito Comunista o il Partito Socialista dall'alto organizzavano tutto. Genova sfugge di mano sicuramente agli organizzatori della manifestazione, e come in parte avviene anche a Reggio Emilia, c'è cioè un nuovo protagonismo di settori anche giovanili. Quindi è un grande laboratorio quello che avviene nel 1960, con il segretario della Democrazia Cristiana Aldo Moro, già all'epoca titubante, ma deciso nel disfarsi di Tambroni, che portava la Democrazia Cristiana a rinnegare le sue radici degasperiane e antifasciste, e una sinistra dove già si evidenziano delle discrasie tra comunisti e socialisti. E quindi è davvero uno straordinario laboratorio che abbiamo cercato di ricostruire in questo libro. Molto bene, Alessandro. Tanto grazie a tutti, e sono anch'io molto felice di presentare questo risultato di una ricerca che è iniziata almeno 5 anni fa, e intanto vorrei ringraziare chi ci ha preceduto, intanto Phil Cook, che ho il piacere di incontrare, il suo libro importante su Genova, sul 1960, e un ringraziamento particolare anche a te, Mirko, perché se ricordo bene circa 5 anni fa ci trovavamo tutti e due a Reggio Emilia per presentare un libro sui Rosselli, e in questa occasione già all'epoca esisteva questo progetto di libro, e grazie a te siamo riusciti a incontrare uno dei protagonisti maggiori della vicenda locale, cioè Corrado Corghi. Ci hai anche orientato tra le fonti, vorrei ricordare, per quanto riguarda il Partito Comunista Reggiano, la tesi importante di Gianpietro Bedivino. Insomma, è un progetto che dura già da un po' di tempo, e come Mimmo già ricordato, abbiamo nel corso degli anni accumulato una grande mole di documenti che speriamo prima o poi di rendere, pubblicare e rendere quindi disponibili ai ricercatori. Allora, qual è il punto? È che su questa vicenda di Tambroni, che è già stata studiata, grazie agli archivi disponibili negli ultimi 10 anni, la vicenda globale non cambia, però ci sono alcuni dettagli che possono essere precisati. Quali sono questi temi su cui discuteremo, penso, con gli altri interlocutori? Beh, uno dei primi temi è la vicenda politica. Una vicenda politica molto più complessa di quanto viene detta. Di solito nei manuali, nei libri di storia, si parla di un governo del presidente, il tentativo della Democrazia Cristiana di fare un'alleanza stabile con l'MSI, e questo progetto non funziona. Ora, noi ci siamo accorti proprio della necessità di dover studiare gli eventi di questi 4 mesi quasi giorno per giorno, perché l'impostazione cambia da un momento all'altro. La politica è in perpetuo movimento. Darò semplicemente un esempio. Il 23 marzo 1960 è un giorno in cui al mattino i socialisti sembrano disposti a aprire una certa linea di credito nei confronti di Tambroni e autorizzare il governo. La sera la situazione è diversa, quindi quasi la necessità di studiare questo periodo minuto per minuto, per riprendere il titolo di una famosa trasmissione di calcio. Secondo tema, come nasce la mobilitazione che porta poi a Genova e in seguito agli eventi di Porta San Paolo e al dramma, alla strage di Reggio Emilia? Beh, bisogna ricollegare questi eventi proprio nella violenza quasi endemica dell'anno 1960, perché tutto non inizia a fine giugno. Studiando le relazioni di polizia si possono notare una serie di eventi importanti che hanno luogo già nelle settimane precedenti. Quello che succede a Livorno, gli scontri tra i paracadutisti e la popolazione locale, una serie di piccoli eventi, il comizio di Almirante che viene, quindi, che non può tenersi a Reggio Emilia, un fantomatico progetto di rapimento del presidente Gronchi, che però provoca l'instaurazione di un piano di sicurezza molto diffuso. Insomma, la tensione esiste già ben prima del giugno del 60. E infine, e questo è l'ultimo punto, le circostanze poi con cui Tambroni lascia il potere. Allora, anche qui, contrariamente a una leggenda che poi verrà diffusa, specie negli ambienti conservatori, non è la mobilitazione di piazza che fa cadere Tambroni. Non è tanto Genova
quanto quello che succede nelle due settimane che precedono il 19 luglio, cioè alla fine una congiura democristiana, un po' alla volta tutti i sostegni di Tambroni lo lasciano, Tambroni alla fine rimane con il cerino in mano, col sostegno solo dei neofascisti e di alcuni settori della curia romana, ma un po' alla volta viene scaricato da tutti i ministri del suo governo, compreso il ministro degli interni Spataro, e a questo punto negli ultimi giorni, ma qui lascio un po' di suspense nella lettura del libro, anche con il lavorio di alcuni servizi segreti, Tambroni è costretto alle dimissioni. Per il momento mi fermerai qui. Abbiamo perso Mirko? Mi pare di sì. Phil, vuoi partire? Ma io posso anche cominciare se volete, ma ora arriva Mirko. Arriva Mirko, c'è anche Costantino comunque connesso, quindi ecco. Volendo... Ci sei, ci Mirko? Siamo. Sì, ci sono. Ok, Alessandro ha finito, quindi direi che... prendo io la parola. Aspetta sempre 5 secondi da quando smetto, che poi faccio i tagli durante... Ok. Bene, in effetti, come avete sentito dagli autori, il volume presenta sotto nuova luce quanto accade nell'Italia del 1960. Come diceva Alessandro, è una cronaca molto minuziosa, fatta attraverso gli atti parlamentari e la stampa di quello che accade, ma anche fondandosi su nuove fonti d'archivio. In particolare vorrei segnalare l'uso delle carte dei maggiorenti democristiani, da De Gasperi a Fanfani, a Segni, insomma tutti i Andreotti, insomma le carte dei principali protagonisti della vicenda, perché proprio la dinamica interna alla DC è, credo, l'elemento nuovo più interessante, almeno per la storia politica italiana. Il libro, oltre che un racconto del 1960, è, come è stato appena detto, una biografia di Tambroni, di fatto. Ci racconta l'emergere di questo personaggio dal suo territorio, le Marche, fino appunto alla caduta e poi alla scomparsa poco dopo la fine dell'esperienza a cui qui si fa riferimento. Proprio per questo abbiamo coinvolto nella discussione anche Costantino Di Sante, che è il direttore dell'Istituto Storico di Ascoli, specialista dell'internamento dell'Italia fascista, ricordo il suo recente volume sul campo di Bolzano, e appunto chiedo a Costantino un suo contributo di lettura proprio a partire dal protagonismo delle Marche, soprattutto nell'inizio del volume. Approfitto ancora della presenza degli autori per ringraziarli di questo bel libro che si legge molto bene, come già stato detto. E se vuoi, ecco, magari rispondo alla domanda di Mirko su diciamo Tambroni e le Marche. E, aspetta un attimo, Costantino, ti do io il via. Sì, dimmi tu. Ti dico via, poi tu parti dopo 2-3 secondi, parti, ok? Certo. Via. Parlare di Tambroni e le Marche non può prescindere, come fa naturalmente il libro Franzinelli e Giacone, dalla sua biografia. Chi è Tambroni? Ecco, spesso viene ricordato come il presidente del Consiglio del 60, ma ha tutta una sua biografia molto interessante che attraversa gran parte del Novecento. Innanzitutto è figlio di una famiglia aristocratica ascolana, nasce quella città nel 1901. Già da giovane ha un primo momento di formazione, innanzitutto quaglia, diventa, dopo aver aderito al Partito Popolare, partecipa come vicepresidente della FUCI di Spataro, e quindi questo è veramente un apprendistato, secondo me, importante.
fino a diventare segretario del partito a Macerata, dove studia giurisprudenza. Ecco, quindi capiamo già dai primi passi come questo apprendistato sia importante e significativo. E poi ci sarà, naturalmente, con l'avvento del fascismo, ricordiamo che sarà percorso il studio d'avvocato verrà visitato dagli squadristi, e qui ci sarà una famosa lettera di abiura che lui scrive e verrà pubblicata dal Corriere Adriatico. Questo forse segna effettivamente la sua vita successiva, sicuramente, ecco, fin quando rimane da De Gasperi a gestire anche alcuni passaggi, lui avrà poco spazio, avrà un certo spazio politico, ma De Gasperi forse questo aspetto verrà già trattato come quasi un rinnegato. E su questo c'è da dire che la sua costruzione politica poi arriverà nel dopoguerra, nonostante non avesse partecipato alla resistenza, e questo segna anche in parte il suo percorso nei confronti di quelli che erano notabili, anche locali, della Democrazia Cristiana. In primis, diciamo, Umberto Tupini, con il quale si scontra più volte rispetto al potere democristiano nella regione. Comunque verrà eletto alla Costituente, e qui intreccia i primi rapporti molto solidi con l'ambiente cattolico, e qui nel libro viene ricostruito molto bene, in particolare ricordare l'arcivescovo di Fermo Norberto Perini, che gli crea quasi, diciamo, un rapporto clientelare nel territorio tra il fermano e il maceratese. E i comitati civici sono naturalmente una spinta importante già nell'elezione alla Costituente del 46, ma diciamo, questo suo percorso anche di innestare reti tra pubblico e privato lo contraddistingue in questo apprendistato politico, come viene descritto nel libro. Poi un altro aspetto che secondo me non va dimenticato, ecco, l'immagine di Tambroni. Si ricorda in alcuni passaggi come lui non avesse un'immagine trasandata, vestiva molto bene, si sapeva presentare anche dal punto di vista della propaganda, si muoveva bene dentro le correnti democristiane, e la comunicazione era spesso anche a favore di un certo tipo di populismo. Esordisce già contro, diciamo, i partiti già nel 46-47, ha un approccio riecheggia anche l'attualità, no? L'antifascismo non serve più, dirà in alcuni comizi, e quando diventa poi ministro della Marina Mercantile, ecco, farà tante cose anche nelle Marche, in cui crea effettivamente il suo feudo. Il suo feudo che è intrecciato anche di appunto mezzi di comunicazione che lo appoggiano, e qui voglio ricordare il rapporto anche con Enrico Mattei, dove c'è questo centro di valorizzazione delle Marche che darà una spinta molto importante anche alla creazione di questo feudo che lui si crea nella regione. E qui non so se gli autori l'hanno sottolineato, però c'è un aspetto, appunto, quando lui è ministro della Marina Mercantile, che avviene a Genova del 1955. In questo caso la celebre la manda Scelba, però lui, essendo ministro della Marina Mercantile, si scontra con diciamo, i portuali genovesi contro gli armatori che lui sostiene. E c'è una sconfitta, perché alla fine si arriverà a un accordo sindacale dopo 123 giorni di sciopero. Penso che sia anche un passaggio che segna anche questa sua biografia nel corso di quegli anni. Fino ad arrivare, ecco, rimando al libro per i tanti spunti, fino ad arrivare poi ministro degli interni, e qui a proposito di rapporto importante in cui lui gestisce anche il partito, tra lui e Fanfani, il partito nelle Marche, riesce anche a sostituire alcuni segretari non proprio amichevoli. Ricordo il segretario
della DC, della provincia di Ascoli Piceno, l'apparato che creerà all'interno del Ministero degli Interni, fatto di un rapporto molto stretto con i prefetti, che viene naturalmente ben delineato. Ecco, poi interessante come nel libro si parla di uno stile tambroniano, e su questo viene fuori una figura che ha delle caratteristiche molto interessanti e anche uno spregiudicato, se vogliamo, su alcuni aspetti, in particolare, ecco, questo di colpire anche i suoi nemici e i notabili della DC che lo ostacolavano a livello locale. E penso che nelle Marche, grazie anche a un appoggio, una forte propaganda dei mezzi di comunicazione che lui spesso utilizza in maniera magistrale, penso alla Voce Adriatica, ma anche altri appunto, mezzi di comunicazione, oltre che appoggi che la Democrazia Cristiana aveva all'interno della realtà, diciamo, ecclesiastica locale. E qui, ultima nota che mi sembra importante, perché il libro, faccio veramente i complimenti, ha un apparato anche di documenti inediti, tra i quali c'è questa lettera, se non ricordo male, scritta all'epoca nel 1953 dal quello che poi è fondamentalmente una lettera di Fiorenzo Angelini, che era il rappresentante dell'Azione Cattolica, perché lui fosse nominato già ministro nel 1953, con una risposta anche di Andreotti. Quindi un libro sicuramente ricco di spunti, dove emergono anche naturalmente le Marche e come la Democrazia Cristiana riuscirà a creare una forte base di consenso che dopo la sua morte sarà ereditata da Forlani. Ecco, quindi Tambroni è un personaggio che emerge attraverso una spregiudicata lotta per affermarsi ai vertici della DC della sua regione, poi della DC nazionale, poi giunto al governo sfugge anche, diciamo così, al controllo sia del partito sia del suo principale iniziale sponsor, il presidente Gronchi. Come ricordava prima Alessandro, questa vicenda è stata scandagliata alla storiografia. Vorrei ricordare, oltre al lavoro di Philip Cook, quello di Fabrizio Loreto, che in diverse occasioni è intervenuto su questo tema, in particolare l'ultima volta nel 2010 col suo volume L'insurrezione legale. Però indubbiamente il primo libro prettamente storiografico sulle vicende del luglio 60 è quello pubblicato da Phil nel 2000 per Teti, sulla repressione fallita. Philip Cook insegna, importante storico, che insegna all'Università di Strathclyde a Glasgow, esperto della vicenda italiana, su cui ha scritto molto dopo questo libro, ricordo quello recentemente tradotto in italiano sull'eredità della Resistenza, e quindi mi sembrava giusto coinvolgerlo in questa discussione, perché, diciamo, la storiografia sul tema parte proprio dal suo lavoro. E quindi chiedo a Phil un quadro, appunto, del 60 dal suo punto di vista dopo la lettura del libro. Grazie Mirko dell'invito di partecipare a questa presentazione, e grazie soprattutto ai due autori di aver scritto questo libro che ho letto, cioè, un po' alla svelta negli ultimi giorni, nella versione Kindle che ho potuto comprare. E leggendola, cioè, mi è venuta molta nostalgia, perché il libro che pubblicai nel 2000 era già il mio secondo libro, avevo, cioè, 35 anni, se mi ricordo bene, avevo anche avuto l'opportunità di conoscere molte persone, tra i quali i partigiani, i genovesi, soprattutto Giorgio Gimelli, Roberto Bonfiglioli, che purtroppo sono deceduti pochi anni dopo. Per quello Alessandro e Mimmo non hanno avuto la possibilità di parlare con queste persone. Io dico sin dall'inizio che è molto apprezzato il libro che hanno scritto, soprattutto la parte dedicata a Tambroni, come si è già detto,
getta nuova luce sul suo iter, sul suo sviluppo politico, ma sempre enfatizzando la sua ambizione politica, cioè di un uomo disposto a cambiare ideologia da un momento all'altro, perché la cosa che gli interessava di più era il potere. E questo si capisce anche leggendo il libro che si pubblica nell'aprile del 60, Il senso dello Stato, in cui ci sono molti discorsi di Tambroni che voi avete anche citato, ne avete citati alcuni, che è una fonte molto utile per comprendere per capire la politica di Tambroni. Bene, alla fine del quarto capitolo, mi pare, del libro, si parla di come Tambroni e il governo sostenuto dai neofascisti sono seduti su una polveriera, scrivono gli autori. Metafora molto interessante, anche molto precisa, data quello che succede a Genova nel mese successivo. Dal punto di vista della violenza. Cioè, io non avevo messo nel libro, però Giorgio Gemelli mi aveva detto una sera che erano arrivati gli anarchici di massa, cioè per la manifestazione del 30 giugno, con la polvere, cioè pronti a far saltare il teatro. Ovviamente non hanno fatto, e forse era una battuta. Comunque, quest'idea di una polveriera, di una situazione molto tesa, molto intensa, forse non solo l'orlo della guerra civile, non sarei totalmente d'accordo con quel, cioè sottotitolo, il titolo del libro, non mi sembra che la situazione fosse così pericolosa per la democrazia. Tanto Tambroni, dopo gli eventi a Reggio, anche a Roma, cioè e cade, ed è anche abbastanza facile farlo cadere. Comunque, la polveriera, mi concentro soprattutto su Genova, perché la ricostruzione dell'antefatto anche a Genova è molto ben fatta, molto precisa, basandosi sui documenti, soprattutto i rapporti prefettizi per quella parte, ed anche per altri documenti che io non avevo avuto la possibilità di vedere. Importante, cioè la scelta di Genova per il congresso che fanno risalire, cioè la prima notizia al rapporto scritto dal prefetto Mazzano di Roma, un documento del 15 maggio del 60. Questo è importante, mi pare, che è la prima volta che la notizia esce che l'MSI avrebbe fatto il congresso a Genova già a metà maggio. E mi sa che la notizia arriva a Genova, cioè, almeno ai partigiani genovesi, che sono quelli che si organizzano le proteste contro il congresso, arriva però alla fine di maggio. Io nel mio libro parlo del raduno di Pannesi, che è il 2 di giugno, mentre nel libro, anche c'è un libro molto preciso, ripeto, gli autori citano un altro documento che fa risalire la decisione dell'AMPI al fine di maggio. Quindi ho molto apprezzato, se esiste in italiano, la granularità dell'analisi dei due autori. Si parla anche dell'arrivo del nuovo questore Lutri, che è una figura chiave in tutta questa vicenda, ed anche del prefetto Pianese, più volte citato nel libro, ed anche di Giorgio Gemelli, di cui avevo già parlato prima, uno dei protagonisti all'epoca, il presidente dell'ANPI di Genova. Risale a metà giugno la prima iniziativa
di piazza, ma come scrivono gli autori, è dal 17 giugno un salto di qualità nelle preparazioni per far fermare, per bloccare il congresso. E mi sa che proprio in quei giorni che la notizia della possibile presenza di Carlo Emanuele Basile, l'ex prefetto di Genova ai tempi della guerra, lo Ieno di Genova, come scrivono gli autori. E questo mi sa che è proprio la notizia che fa scattare l'ira, la rabbia, in gran parte spontanea, come aveva detto Mimmo. Io su questo son pienamente d'accordo. Cioè l'idea che gli scontri fossero organizzati dal PC non quadra con i documenti storici, non quadra con tutte le ricerche che sono state fatte nel passato. Anche come scrivono giustamente i due autori, cioè il PC si interessa alla vicenda soltanto dal 24 giugno, quando l'Unità pubblica in prima pagina un breve articolo sulla questione. E tanto dentro il PC mi pare che sia soltanto Paetta a parlarne, e anche citato nel libro. Quindi un'organizzazione spontanea, ma anche gestita, mi pare, in una maniera molto acuta ed intelligente, soprattutto dai protagonisti dell'ANPI. Il libro poi traccia, cioè la settimana prima, la fase calda prima del congresso, e si concentra soprattutto sul famosissimo discorso di Pertini, che ora fa parte della memoria collettiva, direi, di quell'evento. Ed è interessante perché, cioè, ieri sera, quando rileggevo quel discorso, cioè leggevo, questo non mi sembra il discorso di Pertini, oppure mi sembra un discorso un po' diverso. Quindi sono andato a controllare nel mio libro. Ci sono molte differenze, non vorrei qui fare un'analisi di stile letterario, critica letteraria, però almeno la versione che voi avete riportato, che è quella, mi sa, del prefetto, ci sono molti spunti, sfumature anche della retorica di Pertini, che sono diverse. Quindi si potrebbe fare un'analisi molto dettagliata di queste differenze. Tanto il discorso di Pertini è molto importante, è uno dei documenti più interessanti dell'epoca, direi. Interessanti anche i commenti di Genco, il comandante del reparto celere di Padova, che era stato trasferito a Genova per lavorarci, che si lamenta del mancato impegno dei carabinieri e delle altre forze della polizia. Quindi, cioè, tutta questa vicenda, tutto l'antefatto, anche i giorni, cioè il 28 giugno, il giorno del discorso di Pertini, e soprattutto il 30 giugno, mi sembra raccontato in una maniera molto chiara, molto leggibile anche. Questo è uno degli aspetti del libro che vorrei enfatizzare, perché io mi sono lamentato diverse volte, no, della incapacità di molti storici italiani del passato. Ora bisogna dire che veramente non sapevano comunicare con i loro lettori, e soprattutto con persone come Mimmo Franzinelli,
c'è stato un netto e un importante cambiamento nella maniera in cui storici seri, perché purtroppo in Italia ci sono molti storici non seri, anche in Gran Bretagna, per amor del cielo, e quello che ha fatto Mimmo, collaborando con Alessandro, è di scrivere un libro scientifico, ma alla stessa volta leggibile. Quindi mi auguro che il libro venga letto e venga apprezzato, non soltanto da un ristretto pubblico. E questa sarebbe la cosa importante, perché noi come storici vogliamo comunicare, dovremmo comunicare, soprattutto in situazioni critiche come ci troviamo ora. Quindi ringrazio tanto gli autori per il lavoro che hanno fatto e auguro al libro uno strepitoso successo. Grazie. Grazie a Phil anche dell'augurio, penso, da parte degli autori. In effetti il volume contiene tutta una serie di elementi di particolare interesse rispetto, diciamo, alla Vulgata su questo tema. Vorrei citarne alcuni anch'io. Ricordo per esempio gli interessanti paragoni con i governi precedenti, i casi Pella, Segni. Qui sono indicate le precise differenze del caso Tambroni e, come ricordavo prima, anche i giochi interni alle cariche istituzionali e dentro la Democrazia Cristiana. Se è vero che il libro fa emergere, diciamo così, in tutta la sua luciferina ambizione la figura di Tambroni, devo dire che il libro costruisce anche un'immagine della Democrazia Cristiana di quegli anni che, come ha scritto appunto De Luna nella sua recensione sulla Stampa, è tutt'altro che edificante. Anche rispetto al ruolo del segretario Moro, sempre in cerca di equilibri che non riesce a trovare se non sacrificando diversi elementi. E da questo punto di vista, come già ricordava Mimmo, molto importanti anche i riferimenti alle intromissioni del Vaticano a diversi livelli, sia quelle animate e richieste dallo stesso Tambroni, sia quelle spontanee, penso per esempio al vescovo di Reggio Emilia. E qui una breve parentesi: si è citata Genova, i fatti del 30 giugno, ricordo anche i lavori recenti di Elisabetta Tonizzi, che saluto, come saluto il direttore Paolo Battifora per il contributo che anche l'Istituto di Genova ha voluto dare a questa giornata. Io però sono di Reggio Emilia, quindi ricordo anche le specificità della vicenda reggiana del 7, recuperando il lavoro fatto dall'Istituto, a cui saluto e ringrazio Gemma Bigi e Mattia Sturkfeld, rispetto a tre punti fondamentalmente su cui l'Istituto di Reggio ha lavorato negli ultimi anni, che credo emergano anche da questa ricerca e siano possibili di nuovi sviluppi. Innanzitutto direi il ruolo del Partito Comunista. Come si è detto, il Partito Comunista è sostanzialmente sorpreso dalle vicende di piazza, però nel caso reggiano è molto interessante il fatto di come riesca a appropriarsene dal punto di vista simbolico. Ecco, voi citate nel libro il fatto che in Grau viene pochi giorni dopo i fatti assistere ai funerali e poi al Comitato Federale, citando attraverso la tesi di Bevivino, ma è molto interessante il fatto che in Grau stabilisce una linea precisa di propaganda sull'uso politico di questa strage. Dice una frase tipo: voglio vedere questi cinque volti su tutti i muri d'Italia, cito a memoria una cosa di questo genere, quindi molto interessante. Un'altra cosa importante che abbiamo provato a fare a Reggio ancora faticosamente, che trova in questo libro alcuni spunti, è vedere il punto di vista delle forze dell'ordine e il punto di vista dei neofascisti su questa memoria. Non è facile reperire fonti su questo e anche testimonianze, però anche questo è molto interessante. Credo sia un spunto per le possibili ricerche future. E infine il tema dei processi. Voi accennate ai processi per i vari eventi sparsi per l'Italia. Ricordo il contributo del giudice Scarpari al documentario Il Sole Contro del 2015, perché è molto interessante anche a vedere come si è svolto il processo, soprattutto in corte d'appello, sui fatti reggiani, perché al contrario di quanto avviene negli altri,
sono imputati sia i manifestanti che i poliziotti e vengono tutti assolti. Bene, un altro dei punti locali che ritroviamo nel libro è la Sicilia. Qui abbiamo invitato a parlarne Andrea Micichè, che è un docente dell'Università Corée di Enna, che si occupa soprattutto di storia dell'autonomia regionale, ricordo i suoi lavori sui Paesi Baschi ma e sulla Sicilia ovviamente, ma che è anche l'autore del principale volume sul tema dei moti siciliani. E quindi a te Andrea la parola. Sì, scusate l'audio. Allora, innanzitutto io ringrazio Mirko per l'invito, mi fa molto piacere discutere con studiosi che non conoscevo di presenza, ma conoscevo per i loro studi e che oggi finalmente con cui posso dialogare per quanto è la modalità a distanza. Cercherò di essere breve. Innanzitutto vorrei ricollegarmi a quello che ha detto Phil Cook, cioè sulla leggibilità del libro. Il libro è un bel libro, non solo perché è uno studio serio dal punto di vista scientifico, innovativo per molti aspetti, ma perché è un libro che si legge benissimo. Io l'ho divorato e questo secondo me è un aspetto importante quando noi proviamo a comunicare le nostre ricerche. Quindi questo io l'ha detto già Phil, lo voglio ribadire perché mi sembra un tema estremamente, un aspetto estremamente importante. Il libro raccoglie tra le cose importanti che fa anche la peculiarità siciliana. I fatti del luglio, ricordiamoci che in Sicilia muoiono 4 persone a Palermo, una a Licata e una a Catania, quindi complessivamente abbiamo 6 morti, diciamo è un fatto importante. Tuttavia il luglio 60 in Sicilia ha delle caratteristiche estremamente peculiari, dicevamo. Il tema fondamentalmente dell'antifascismo si ricollega, io la farò molto breve, si ricollega alla questione siciliana, alla questione meridionale. Ricordiamoci che la Sicilia è una delle regioni, delle poche regioni, l'unica regione grande che ha una istituzione regionale. C'era stato il milazzismo, che per molti aspetti risponde a delle domande non troppo dissimili da quelle che poi determinano la situazione di stallo, di crisi del luglio 60, anche se ovviamente è una cosa completamente differente. E poi come dire, i luoghi dove si svolgono le vicende sono luoghi in cui già esiste una tensione forte, palpabile. Io prendo Licata come emblema di questa vicenda. I fatti di Licata si svolgono il 5 luglio, quindi prima di quelli di Porto San Paolo. Abbiamo una cittadinanza, una comunità che scende in piazza, guidata dal proprio sindaco democristiano, tra l'altro, e che fondamentalmente protesta perché? Perché manca tutto, manca l'acqua, perché è stata impiantata una centrale dell'ESE, dell'Ente Siciliano Elettricità, a Porto Empedocle e non a Licata. Tra l'altro Licata è tra Porto Empedocle, dove c'è la Montecatini, e Gela, dove ci sono gli investimenti dell'ENI. Licata, tra l'altro, è l'emblema della miseria della Sicilia. Ricordiamoci che ad aprile si era svolto il convegno internazionale organizzato da Enrico Dolci sulla miseria in Sicilia, che accoglie ospiti da tutto il mondo, e Palma di Montechiaro e Licata. Questo convegno generalmente viene ricordato per Palma di Montechiaro, ma in realtà si discute della miseria di queste due località. Diventano l'emblema non solo della miseria del nostro sud, ma della miseria di tutto il sud del mondo. Quindi Licata è un teatro, come dire, emblematico, proprio perché la gente scende in piazza, sì, nell'ambito delle proteste di quella settimana, ma fondamentalmente per chiedere lavoro, per chiedere l'intervento dello Stato in economia, nell'economia, diciamo, nel territorio siciliano, per chiedere interventi infrastrutturali, e il risultato è quello di scontri che provocano la morte di un ragazzo.
fatti analoghi si svolgono anche a Palermo e a Catania, anche qui ci sono tutta una serie di vertenze da parecchi mesi e che si legano poi al tema dell'antifascismo e producono questa particolare, come dire, amalgama, per cui l'antifascismo è, si lega alla questione siciliana, alla questione sociale. Tra l'altro questa non è una novità del luglio 60. L'anno scorso è stato, per esempio, pubblicato un libro sui siciliani nella resistenza, curato da Tommaso Baris e Carlo Verli, in cui ci sono tre articoli, uno di Figlia, uno di Albanese, uno mio, in cui per esempio si mette in rilievo come anche l'antifascismo in Sicilia si fosse legato storicamente dal dopoguerra in poi ai temi dell'autonomia, ai temi della questione siciliana. Quindi già c'è un background. E questo è un tema molto importante per le sinistre, un tema identitario per le sinistre. Non c'era stata la resistenza in Sicilia, per cui l'antifascismo si legava a che cosa? Allo sviluppo. Questo era il grande elemento. E questi nodi vengono al pettine fondamentalmente nel corso di quella settimana. Vorrei aggiungere un'altra, sto cercando di sintetizzare argomenti estremamente complessi, ma vorrei aggiungere un altro aspetto. Prima si diceva che queste manifestazioni sono caratterizzate da, come dire, non sono organizzate dal Partito Comunista, sono caratterizzate da una forma di spontaneismo. I fatti palermitani, catanesi e anche licatesi sono anche qui, da questo punto di vista, emblematici. Quando i dirigenti sindacali nella serata dell'8 luglio provano a calmare i manifestanti, non ci riescono fondamentalmente. Non solo non è organizzata dalla CGIL locale, ma come dire, le dirigenze locali si trovano nella difficoltà anche di rapportarsi con i propri manifestanti. Quindi è un aspetto anche questo estremamente importante. Dal punto di vista poi della memoria, questo è un tema pure, devo dire, abbastanza interessante, della memoria di questi fatti, in Sicilia noi assistiamo poi a una forte identificazione, cioè il luglio 60 diventa un nuovo mito che accomuna le sinistre siciliane in qualche modo. Non è più l'autonomismo, non è solamente le lotte contadine, ma il luglio 60 diventa un mito che identifica, che crea un terreno comune per le sinistre siciliane in cui le sinistre siciliane incontrano le sinistre del resto del paese. Questo è un aspetto estremamente importante, cioè i fatti del luglio 60 trasformano come dire, la percezione anche che l'antifascismo il significato che l'antifascismo aveva in Sicilia. Se prima l'antifascismo era legato ai temi appunto, come dicevamo, dell'autonomia, dello sviluppo industriale, dopo il luglio 60 noi abbiamo un mito fondativo che è comune a tutto il paese e in cui la Sicilia rientra con i suoi martiri, con i suoi morti, a pieno titolo. E questo, come dire, è anche dimostrato dal fatto, come si diceva prima, diceva Phil, che poi vi è un utilizzo del mito del luglio 60. Cioè negli anni successivi, per esempio, la giovane vedova, si chiamava Antonia Zimbile, la giovane vedova di Salvatore Novembre, che è il ragazzo, il ventenne, morto a Catania durante gli scontri, viene portata in giro ogni anno alle feste dell'Unità, in giro anche per l'Italia, raccontando i fatti del luglio 60. Quindi diventa un mito fondativo per le sinistre siciliane. Un mito fondativo che poi a un certo punto cambia anche di significato. Con questo concludo. Negli anni 70, quando Franco Pezzino, che è uno dei protagonisti dei fatti catanesi, ma è anche uno dei protagonisti dei fatti di Porta San Paolo, uno dei deputati presenti a Roma, racconta nel 72, commemora i fatti del luglio 60, noi abbiamo questa documentazione all'Archivio di Stato di Catania, al Fondo Pezzino, nel raccontarli, stranamente, si scorda di Licata. Cioè racconta i fatti catanesi e palermitani e dimentica i fatti licatesi. Perché? Perché probabilmente in questo nuovo paradigma, in questo nuovo mito fondativo delle sinistre siciliane, i fatti di Licata si incasellavano male, perché a Licata, come dire, vi era una composizione trasversale, no? di chi manifestava, e perché i fatti licatesi, come dire,
avevano, vedevano, non vedevano protagonisti il Partito Comunista e la CGIL locale. Quindi si entravano male dentro questo nuovo paradigma che si crea. Quindi il luglio 60 da questo punto di vista è anche un elemento estremamente importante per la costruzione di una memoria delle sinistre locali. Spero di non essere stato troppo lungo nelle mie cose, nelle mie, e di essere stato chiaro nelle mie argomentazioni. Vi ringrazio. Grazie Andrea, il richiamo al ruolo del luglio 60 nella memoria pubblica della resistenza locale e nazionale ci rimanda al successivo libro di Phil, cioè quello sull'eredità della resistenza in Italia, in cui questo frangente è adeguatamente ricordato, e cito dal libro di Giacone Franzinelli, ricordo l'intervento di Ferruccio Parri ai funerali dei martiri di Reggio Emilia come un punto importante anche nell'ambito della ricostruzione dei consigli federativi della resistenza, che sono una poi delle attività politiche dell'ultimo Parri. L'altro luogo coinvolto dalle vicende del luglio 60 è Roma, e ringrazio qui la direttrice Anna Balzarro e ricordo i lavori soprattutto di Giuseppe Sirca, l'archivista della CGIL romana su questi temi. Bene, abbiamo sollecitato un po' di spunti, ridiamo la parola ai nostri autori per una replica o alcune considerazioni ulteriori. Mimmo, a te. Sì, io sono molto gratificato e soddisfatto del riconoscimento che questo libro che ho scritto con Alessandro ha incontrato da parte di studiosi che ben conoscono il periodo, il contesto e i protagonisti. Ecco, mi soffermerei un attimo sulla figura di Tambroni, perché Tambroni è un po' un convitato di pietra della politica italiana e c'è su di lui effettivamente una serie di luoghi comuni, no? Ad esempio, partiamo, lui era giovanissimo nel primo dopoguerra quando aderisce al Partito Popolare Italiano di Don Sturzo, ma nel 24-25 fa una biura, ecco, e qui è visto come un traditore. Noi abbiamo ricostruito con fonti d'epoca che la sua era una resa a un dato di fatto, cioè di un prepotere fascista anche di tipo squadristico, per cui lui effettivamente rinuncia pubblicamente con una lettera che gli viene imposta. Questo era un costume che veniva attuato all'epoca, si tentò anche con Alcide De Gasperi in Trentino di farlo ritrattare per lettera, ma poi non fu un opportunista, nel senso che non arrivò a ruoli pubblici, politici, durante il regime. Restò in disparte e fece l'avvocato, lui era un avvocato, quindi questo è il primo luogo comune un po' da sfatare. E il secondo è da ministro dell'interno, rispetto al suo predecessore Scelba, fu meno sanguinario, cioè sembra quasi un paradosso questo per la figura di Tambroni, fu più duttile, e perché il suo interesse andava soprattutto ai dossieraggi. Ecco, quindi lui fu il ministro dell'interno che lanciò l'uso delle informazioni distorte anche a fini di ascesa politica e di ricatto politico. E il terzo punto su cui mi soffermo qualche secondo di più riguarda la sua fine che è politica e poco dopo anche fisica, materiale, esistenziale. E lui si sente alla fine, si sente vittima. Vittima di chi? Non tanto delle sinistre che dice mi hanno sempre odiato e quindi è chiaro, ma del suo partito che lo ha tradito quasi totalmente, quasi coralmente, e soprattutto di Aldo Moro, delle sue trame. Per cui quei due anni che gli restano, diciamo poco più di vita, lui li impegna a cercare di ribadire una presenza e va decisamente controcorrente, è fuori dal tempo, è anacronistico, è diventato imbarazzante per la Democrazia Cristiana vederlo ai direttivi nazionali che prende la parola e sempre con questa aria vendicativa che guarda allo sguardo fisso all'indietro e tenta di portare avanti la sua corrente, che era una corrente tipicamente clientelare, che si è ridotta a un seguito marchigiano di alcuni sindaci, assessori, consiglieri provinciali, ma perde sempre di potere, e la sua fine è una fine veramente terribile, quasi da fare una scena teatrale, perché a un certo punto gli crolla tutto, cioè
aveva un giornale telesera con Ugo Zatterin, che è una figura ben nota nel giornalismo italiano, che noi qui ricordiamo con molte ombre, con molte ambiguità, perché questo era un giornale di corrente fondato da Tambroni con soldi pubblici e soldi privati, anche di imprenditori. Ricorderei per tutti Enrico Mattei, che era suo conterraneo e suo parente acquisito, e che gli diede una bella mano, era uno dei pochi che lo sostenevano per questo insieme di ragioni. E dicevo che questo giornale costa un occhio dalla testa, e a un certo punto gli arrivano tutti i debiti, se li deve pagare lui, rischia il pignoramento. Ci sono anche vicende giudiziarie legate a un marito di una sua figlia, e gli sembra ormai che tutto gli crolli addosso. Fa un'ultima uscita pubblica di cui noi, anche con un po' di fortuna, siamo riusciti a avere documentazione fotografica, c'è cioè l'inserto fotografico del libro, alla vigilia della morte, proprio a un convegno ecclesiastico insieme all'onnipresente Andreotti, che a differenza di Tambroni ha l'abilità di non bruciarsi mai. E quindi c'è questa immagine dove lo si vede molto più vecchio rispetto all'anagrafe, e il giorno dopo se ne va sconfitto, direi umiliato, se ne torna nelle sue Marche, e qui nottetempo muore per un collasso. E a questo punto io mi sono immaginato, ricostruendo questi eventi, il sospiro di sollievo da parte dei notabili, dei gerarchi della Democrazia Cristiana, che dicono finalmente si è tolto dai piedi, perché era un po' anche in un certo senso la loro cattiva coscienza per come era stato fatto fuori. Per cui in questo libro non abbiamo delle tesi a prioristiche contro Tambroni. Abbiamo cercato, nel limite del possibile e del decente, di metterlo a nudo come personaggio politico, il suo rapporto con il potere, e spesso il rapporto con il potere diventa veramente di una nudità oscena per il sistema politico, al quale lui a questo punto dà fastidio come un sopravvissuto. Grazie Mimmo. Ricordo in particolare una pagina del volume dove, durante uno dei tanti consigli nazionali della DC convocati da Moro per risolvere il problema, sfilano i carabinieri sotto davanti alla sede, e tutti i maggiorenti della DC hanno paura che li abbia mandati Tambroni per arrestarli. Bene, Alessandro, a te la parola per concludere. Grazie, vorrei veramente esprimere la mia riconoscenza a questi interventi molto precisi, che oltretutto sono soffermati su tre momenti importanti, cioè Genova, Reggio Emilia e la Sicilia, che presentano ovviamente delle dinamiche differenti. Allora, riassumendo quello che è stato detto, vorrei insistere forse su tre punti. Allora, il primo punto che abbiamo cercato di... erano già cose note, ma forse le cose sono state ulteriormente precisate grazie ai diari di Segni e di Fanfani che sono stati pubblicati di recente. Il primo tema è che una crisi politica classica, come ne sono avvenute tante in Italia, non era la prima volta che c'erano neofascisti nella maggioranza di governo, era già successo con Zoli e con Segni. Questo non aveva alla fine provocato risultati, diciamo, traumatici dal punto di vista della situazione dell'ordine pubblico. Come mai questa crisi classica di governo alla fine rischia quasi di portare l'Italia, diciamo, sull'orlo di una situazione pericolosa? E tornerò poi sul tema della guerra civile. Allora, la responsabilità su cui di solito c'è un vuoto storiografico, e spiace anche dirlo, è comunque quella della Curia Romana. Dopo le prime dimissioni di Tambroni, c'è un tentativo Fanfani che aveva tutte le carte in regola per farcela. La maggioranza di governo c'era, sarebbe stata una maggioranza tripartita con i socialdemocratici e con i repubblicani. Il punto era l'astensione socialista, che non era neanche decisiva, ma c'è un intervento diretto della Curia che dice: anche se l'astensione socialista non è sollecitata, anche se arrivano questi voti, questa astensione non richiesta, questo sarebbe comunque sufficiolico. Ecco, dobbiamo fare un po' i conti con questa vicenda. Si poteva benissimo risparmiare la decina di morti che ci sono poi stati nel luglio del 60, con la nascita di un governo Fanfani che sarebbe stato un tripartito di centro-sinistra senza i socialisti. E la situazione e proprio le ingerenze della Curia Romana
sono tali, e forse è uno degli interventi più diretti, direi anche più vergognosi nella storia d'Italia, che lo stesso Papa Giovanni XXIII non riesce a controllare la situazione. E infatti nei suoi diari ci sono frequenti annotazioni, diciamo quasi della disperazione del Papa nei confronti del ruolo di certi cardinali, in particolare Siri Ottaviani, che il nuovo Papa, eletto solo appunto 2 anni prima, non riesce a controllare. Secondo punto su cui vorrei insistere, e ringrazio Phil proprio della sua ricostruzione precisa, in qualche libro si legge che la sede di Genova era stata promessa già dal governo precedente di Segni. Questo non è vero, o almeno non ci sono evidenze documentali. La scelta di Genova nasce proprio a metà del maggio del 60, e qui certo ci piacerebbe anche studiare dal punto di vista dei missini quali erano alla fine le intenzioni vere del partito di Michelini. Purtroppo su questo non si può andare avanti perché non esistono verbali, ovviamente li abbiamo cercati, ma alla sede della Fondazione Ugo Spirito questo periodo presenta un vuoto, quindi è difficile studiare l'atteggiamento dei missini. Qui il lavoro è stato fatto da Mimmo e soprattutto con le descrizioni e i documenti precongressuali, questa ricostruzione la dobbiamo a Mimmo che li ha studiati bene, si riesce comunque a capire quali fossero le intenzioni. Questo vale anche per la presenza di Basile. La presenza era probabile perché a Basile si affida anche il compito di pubblicare una serie di interventi precongressuali. Basile sarebbe stato poi il presidente di questo congresso, è difficile dirlo, anzi, perché gli statuti prevedevano che il presidente sarebbe stato eletto alla prima seduta, che ovviamente non c'è mai stata. Secondo punto importante, il complotto comunista. No, non ci fu un complotto comunista, come è stato detto e ripetuto anche da Philip Cook. Il Partito Comunista a livello nazionale prende posizione negli ultimissimi giorni. C'è sicuramente un ruolo del Partito Comunista dopo, c'è sicuramente anche una mobilitazione negli ultimi giorni, ma contrariamente a quanto affermerà Tambroni per poi salvare la pelle e anche negli anni seguenti per continuare ad avere un seguito politico, la mobilitazione non è organizzata dal Partito Comunista e dalla cosiddetta Gladio Rossa di cui si parlerà molto in seguito. No, i protagonisti della mobilitazione sono prima l'ANPI, il Consiglio Federativo della Resistenza, che nasce nel gennaio del 60, e alla fine bisogna dire che il Partito Socialista ha un ruolo molto più importante di quello del Partito Comunista nell'organizzazione. Sul discorso di Pertini, sì, effettivamente il testo noto del discorso di Pertini era una sintesi pubblicata, se non sbaglio, dal Lavoro Nuovo, e questa versione molto più ampia del discorso di Pertini, probabilmente registrata, viene dagli atti della polizia. Quando Stefano Caretti un paio di anni fa ha pubblicato il volume con la ovviamente che fa autorità sugli scritti e discorsi di Pertini, ha incluso la sintesi nota del Lavoro Nuovo e quindi molto molto più ampia del discorso di Pertini, che sembra anche, visto che il discorso è durato circa una mezz'oretta, sicuramente più completa. Il tema seguente, si è parlato di Genova, di Reggio Emilia e della Sicilia, giustamente, manca comunque un episodio centrale, è Porta San Paolo. E Porta San Paolo è un momento decisivo nella vicenda che va da Genova fino a Reggio Emilia. A Genova ci sono stati dissidi tra i carabinieri che hanno simpatizzato con i manifestanti e la polizia che interviene, però bisogna dire che la polizia comunque spara in aria, ha ricevuto delle direttive precise e quindi dal punto di vista dei morti e dei feriti è soprattutto la polizia a subire, ma non ci sono grandissimi danni a livello dei manifestanti. Questa sconfitta della polizia è un elemento centrale per spiegare poi la reazione delle forze pubbliche. E qui, secondo me, la scoperta negli archivi, che forse non è stata ancora evidenziata nelle recensioni, è che il prefetto di Roma, Marzano, di cui ricostruiamo anche la vicenda e anche le rivalità con il generale De Lorenzo, il prefetto Marzano fa elaborare un piano, il cosiddetto piano Marzano, che fino ad ora era inedito, che ho avuto modo di scoprire negli archivi di Andreotti. E quando uno va a leggere il piano Marzano, si scopre che i termini di nucleandi, di assalto alle sedi dei sindacati e dei partiti, insomma tutti gli elementi che saranno poi noti alcuni anni dopo con la scoperta del piano Solo, di cui Mimmo si è occupato in modo particolare,
solare, beh, tutto esiste già nel piano marzano. E quindi bisogna spostare l'attenzione dal 64 già al 60. E proprio in seguito all'intervento alla Porta San Paolo, in cui la polizia e i famosi carabinieri poi a cavallo di Vinzeo intervengono senza neanche fare gli squilli di tromba di rito, è in questo caso che poi la vicenda prende una grande risonanza, perché sono dei parlamentari che si ritrovano con la stessa fasciata, che vengono in Parlamento praticamente sanguinanti, e gli eventi della Porta San Paolo provocano quindi la reazione di Reggio Emilia, di cui tu hai ben parlato, e poi anche gli eventi in Sicilia, che comunque, come è stato spiegato, hanno una dinamica diversa. Terzo punto, e qui mi fermo, diciamo l'Italia sull'orlo della guerra civile. Allora, spesso non sono direttamente gli autori che scelgono il titolo, e qui anche Mondadori ha avuto la sua scelta, ma ci terrei comunque a fare un attimo una riflessione. L'Italia ha avuto un certo numero negli anni 50 di scontri con la polizia, che hanno fatto molte vittime, Modena, Melissa, eccetera, eccetera, ma secondo me nell'immediato dopoguerra ci sono tre momenti in cui la situazione è drammatica, non solo dal punto di vista dei morti, ma anche dal punto di vista dell'ordine pubblico in Italia. I tre momenti sono quello che segue il referendum del 46, una decina di morti, che l'Italia riesce a governare grazie alla saggezza, in particolare di De Gasperi e del re Umberto II. Secondo evento sono quello che succede dopo l'attentato a Togliatti nel 48, e anche qui una decina di morti, e grazie alla saggezza di Togliatti si riesce a evitare il peggio. Il terzo momento è appunto quello che accade dopo Reggio Emilia. Notiamo che in entrambi i casi, anzi nei tre casi, si parla di una decina di morti e una situazione di quasi insurrezione in tutto il paese. I rischi esistevano e ovviamente si deve parlare di stragi di Reggio Emilia, ma poteva andare molto molto peggio. E qui penso che bisogna riconoscere la saggezza, e abbiamo cercato di ricostruire proprio in queste pagine quello che succede dopo la strage di Reggio Emilia. La situazione esplosiva, i partigiani hanno le armi pronte, questo fu confermato anche da Corrado Corghi, che ha avuto modo di intervistare. Diciamo, l'azione del democristiano Corghi, del comunista Flamigni e di altre personalità, che resosi conto dell'esplosività della situazione prendono immediatamente contatto, questo tramite Corghi, con Moro. Quello che abbia fatto Moro direttamente non si sa, ma ne parla comunque nel memoriale del 1978. È ipotizzabile che abbia fatto pressione su Spataro, e soprattutto il giorno dei funerali a Reggio Emilia le forze diciamo di polizia sono diciamo chiuse in caserma, e il fatto che i funerali si svolgano in una situazione di grande ordine, grazie al controllo del Partito Comunista e degli altri partiti, grazie all'azione di Corghi e soprattutto anche dall'azione sotterranea di Moro, questo sicuramente ha evitato che i danni fossero ben maggiori di quello che effettivamente è successo. E con questo vorrei ringraziare tutti gli interlocutori per la loro lettura attenta e approfondita del nostro volume, che adesso speriamo possa incontrare anche l'interesse degli autori, dei lettori, scusatemi. Bene, grazie. Ricordo a suffragare quello che diceva adesso Alessandro, che il giorno dei funerali dei martiri del 7 luglio, su cui abbiamo anche il filmato originale, tra l'altro, potete trovare sul sito dell'istituto, c'è anche lo stesso giorno il funerale del ministro Alberto Simonini con Scelba presente in città, quindi è un momento di particolare tensione, un nodo significativo. Bene, molte grazie. Io credo che effettivamente la definizione d'Italia sull'orlo della guerra civile si presti ad una discussione, si presta forse meno, cioè potremmo essere tutti d'accordo su quello che dice Moro nel memoriale, cioè uno dei fatti più gravi e minacciosi per le istituzioni repubblicane, e sicuramente anche i riferimenti al piano Marzano, e ricordo qui il lavoro su Marzano fatto dall'amico Luigi Ambrosi, sono molto inquietanti. Ecco, e anche l'inizio delle pratiche del dossieraggio, come diceva Mimmo a proposito di Tambroni. Bene, ringrazio in primo luogo Alessandro Giacone e Mimmo Franzinelli, ricordo il loro volume 1960, L'Italia sull'orlo della guerra civile, edito da Mondadori. Ringrazio Costantino Di Sante, Phil Cook e Andrea Micichè per il loro intervento, e anche Igor Pizzirusso per la gestione tecnica della nostra registrazione. Vi ricordo che l'Istituto Nazionale Parri sta continuando a lavorare su questi temi, in particolare con
il bel progetto di mappatura dei luoghi della memoria neofascista promosso e coordinato da Giulia Albanese. Ringrazio tutti quindi per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.